Buongiorno signori, come ben sapete quest'anno parteciperò alla mia prima gara ufficiale di CrossFit e sarà il mio regalo per i 40 anni. Non a caso ho scelto come prima gara la Picenum Throwdown. E allora mi sono detto, perché non condividere con voi questa esperienza e fare dei video in cui analizzo ciascuno dei 3 workout della gara? Spero vi faccia piacere, sia che siate semplici amatori di CrossFit, sia che siate atleti alle prime armi come il sottoscritto, sia ancora che siate atleti forti che ambiscono magari al podio. Quest'oggi in 5 punti andiamo ad analizzare ROX, il primo dei 3 workout di gara, ispirato allo stallone italiano, il pugile più forte e più famoso del mondo di tutti i tempi, anche se non ha mai combattuto nemmeno un incontro ufficiale. Per l'occasione non potevo non tirare fuori i miei guantoni, cari amici, e che mi hanno accompagnato durante i match più importanti della mia carriera pugilistica. Siamo pronti? Partiamo! Punto 1. Il workout. Rocky è composto da 2 parti, un AMRAP di 5 minuti nella prima parte e un Fortime con 5 minuti di tempo limite nella seconda parte, separati da 3 minuti di riposo. Sarà un workout niente affatto banale che metterà a dura prova la mia capacità di produzione energetica e la mia tolleranza all'acido lattico. Punto 2. I movimenti. 2 triplette compongono il workout. Nella prima ci troviamo davanti a 2 movimenti di ginnastica a medio tasso tecnico, toast to bar e handstand push-up, con gli affondi con il bilanciere tenuto davanti, nel mio caso a 50 kg. Nel mio caso specifico i piegamenti in verticale con partenza da terra saranno probabilmente il fattore limitante, visto che con il proseguire dei giri e delle ripetizioni la mia forza di spinta superiore potrebbe indebolirsi. Nella seconda tripletta, vocatore, dumbbell snatch e step up over, le richieste tecniche saranno sicuramente minori, ma qui il discrimine sarà dato dal fiato che possiedo, dal manubrio da 25 kg con cui non ho mai lavorato e dagli attributi che riuscirò a tirare fuori. Punto 3. I sistemi energetici. Rocky sarà un workout aerobico lattacido. Il sistema aerobico sarà quello che fornirà il maggior tasso di produzione energetica dal lato della potenza, ma sarà anche il sistema energetico deputato a velocizzare il riposo e a smaltire il lattato nei 3 minuti che separano le 2 parti. Il sistema lattacido sarà invece determinante nei momenti di più alta intensità, sia a livello muscolare locale sia a livello sistemico. Adesso che abbiamo un quadro più chiaro di questo workout, andiamo a vedere le strategie che ho ipotizzato e quindi passiamo al punto 4. La strategia per i comuni mortali. Il fattore limitante sarà la meccanica, l'economia dei gesti e il peso del manubrio. Visto che non possiedo ad esempio un'ottima meccanica dei gesti nel toast to bar e nelle stand push up, rischio di affaticarmi troppo nelle prime serie e di iniziare a spezzare a casaccio le ripetizioni nei giri successivi. Quindi cosa farò? Vado a immaginare qual è la serie minima di ripetizioni che riesco a fare anche sotto fatica, nel mio caso 5-6 ripetizioni. Quindi fin da subito, ad esempio fin dal giro da 12, inizierò a spezzare 6 più 6, giro da 16, 6 più 5 più 5 e così via, mantenendo quindi questa piccola serie che però sono sicuro di riuscire a fare sotto fatica fino alla fine dei 5 minuti. Nella seconda parte invece, sempre per gli atleti comuni mortali come il sottoscritto, riuscire a stare tra 1 minuto e 50 e 2 minuti di vocatore sarebbe buono, riuscire a fare un 10-10-10 con il dumbbell snatch e riuscire a fare tutti gli step up over consecutivi, magari piano piano, sarebbe sicuramente un ottimo risultato. Riuscirò a chiudere la seconda parte entro i 5 minuti? Lo scopriremo solo vivendo. Adesso passiamo al punto 5, la strategia per gli atleti forti. Per questo punto ho costretto un atleta vero, un atleta forte, a darmi il suo punto di vista. Sto parlando di un Master 35 che colleziona podi e medaglie in giro per l'Italia.
cioè Lorenzo Ranalli, con cui ho il piacere di collaborare a CrossFit 774 e di cui ho l'onore di occuparmi della sua nutrizione. Ciò detto, per gli atleti di alto livello la strategia sarà tanto semplice quanto brutale: non fermarsi mai. Nella prima parte, fino al giro da 16 almeno, è tutto da fare unbroken, come dicono gli atleti forti, quindi tutto di seguito, tutto consecutivo. La seconda parte dovrà essere ancora più potente ed intensa, con un vocatore da chiudere tra 1 minuto e 30 e 1 minuto e 45, attenzione ad andare troppo forti, e poi dumbbell snatch e step up over, tutto d'un fiato, come se non ci fosse un domani. Siamo giunti quasi alla fine, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se condividete questa mia analisi, questa mia strategia, oppure se non ci ho capito, un'emerita mazza. Inoltre vi ricordo che siete obbligati a far conoscere questo video a tutti coloro che parteciperanno il 20 e il 21 aprile in quel di Ascoli Piceno alla Picenum Throwdown 2024. Ma attenzione, non sono finiti qui i video, perché nelle prossime puntate andremo ad analizzare gli altri due workout. Ci aspetta quindi Apollo Creed e poi Ivan Drago. Alla prossima!